Finalmente relax, adesso ragazzi sono una pezza, da stamattina alle 8 stiamo lavorando come i cani, 3 interventi, è una cosa positiva in realtà come i cani perché io amo i cani, ancora qualcuno poi dice qualcosa sugli animali o roba simile. Comunque, tornando a noi, 3 interventi oggi, liposcultura addome, poi liposcultura addome con riempimento gluteo, poi liposcultura addome con fianchi e gluteo, no, addome, fianchi, gluteo e gambe, chi più ne ha più ne metta. Antonio Francesco Franco, Aesthetic Franco, Stick Franco, Steve Franco, ognuno ormai si fa chiamare in mille modi diversi, apre e chiude profili, ma noi continuiamo a ricevere segnalazioni. L'ultima che vi proponiamo è la segnalazione di Maria Chiara. Maria Chiara ci fa una telefonata da Caserta, ne stiamo avendo da tutta Italia, quindi non possiamo evidentemente io e Tino andare ovunque. Questa volta abbiamo, con il suo consenso, registrato la telefonata in cui Maria Chiara ci racconta tante cose, molte assomigliano, sono identiche a tutte quelle che avete sentito finora, ma c'è un aspetto in questa telefonata che è molto importante. Qualcuno ci chiedeva qualche puntata fa perché avevamo citato il fatto che Antonio Francesco Franco fosse il figlio di Aiduci, la cantante, Tino, ti ricordi? Bravo. Ecco, perché? Perché nel caso di Maria Chiara è successo un fatto che coinvolge direttamente la mamma di Antonio Francesco Franco e il compagno Michele Falcicchio, ovvero Maria Chiara è stata prelevata dai due da Caserta, portata nella clinica dove è stata operata a Monopoli, clinica che adesso ha chiuso, la clinica Reo, ma torneremo anche su questo, non vi preoccupate, non lasciamo niente non detto, ed è stata riaccompagnata svenendo, perché anche lei senza drenaggi, anche lei con tutta una situazione molto particolare, riaccompagnata dai due nel cuore della notte a Caserta, tant'è che mamma e figlia, ovvero la mamma di Maria Chiara e Maria Chiara, si sentivano ed erano molto preoccupate, perché se fosse capitato qualcosa nel cuore della notte in autostrada avremmo potuto raccontare tutta un'altra storia. E dunque non ci resta che ascoltare la testimonianza di Maria Chiara. Sentite. Ci puoi raccontare come sei venuta a conoscenza di quest'uomo e che cosa avevi bisogno di fare? Ho sempre avuto il sogno di effettuare una liposuzione alle cosce perché sono sempre state il mio cruccio. Quindi cercando tra vari chirurghi, capitai proprio sulla sua pagina Instagram, vidi i lavori, mi sembrava insomma che lavorasse abbastanza bene e quindi decisi di contattarlo. Feci quindi una visita alla clinica Iatropolis di Caserta. Semplicemente mi fece abbassare i pantaloni, mi guardò davanti, mi fece girare, toccò, disse sì, perfetto, qui viene un lavoro fantastico, disse dottore, quindi possiamo lavorare anche un po' i fianchi, perché altrimenti avrebbe aspirato il grasso solamente alle gambe, lasciandomi i fianchi ovviamente più pronunciati. Lui disse sì, assolutamente si poteva fare, mi faceva la gamba intera, quindi avrebbe aspirato grasso insomma dalla coscia in giù, e il costo sarebbe stato di 5.500 euro. Lui mi disse che potevo anche finanziare sia il costo totale che solamente una parte. Difatti io decisi di finanziare, di dare a lui 2.500 euro e la restante somma insomma tramite bonifico. Okay, quindi... E la restante somma da finanziare con la Cofidis, insomma tramite Cofidis. Perfetto. Quindi mi diede delle date disponibili. Lui dice sempre di avere un sacco di... insomma di fila, no? Esatto, un sacco di appuntamenti, in realtà avrebbe potuto operarmi praticamente già dopo una settimana. Posso raccontare anche il fatto che lui avrebbe dovuto operarmi alla Iatropolis, quindi sempre alla clinica di Caserta, certo. Il 25 marzo, mi chiamò 2 giorni prima la segretaria dicendomi che non sarebbe stato più possibile operarmi a Caserta perché in sala operatoria avevano insomma trovato un batterio, quindi la sala operatoria era stata chiusa e non potevo operarmi lì in alcun modo. Mi disse anche che stava, in realtà non era vero, non ha mai chiuso. Daniela Sciarra era andata qualche giorno prima alla Iatropolis
e si era mostrata con tutti i danni che gli aveva procurato, e quindi loro poi gli hanno detto di non andare più in clinica. Questo è il reale motivo. Niente, che avrebbe, si sarebbe messo alla ricerca di un'altra struttura in cui operarmi, quindi mi disse che stava girando per Napoli, addirittura mi avrebbe potuto operare in una clinica super lussuosa, però avrei dovuto aggiungere oltre 5.500 euro, altri 1.500 euro, altrimenti un'altra clinica a battipaglia. Il problema è che purtroppo l'anestesista di questa clinica, presunta clinica Battipaglia, era introvabile, era sempre impegnato, e quindi con tutte queste scuse qui alla fine mi fece operare a Monopoli, in via Pietro Nenni, esatto. La mattina mi venne a prendere sua madre, la cantante Iduci, la cantante rumena Iduci. È venuta sì. Lei insieme a Michele Salcicchio, il attuale marito. Esatto, attuale marito, esatto. E quindi arrivammo in questa clinica, mi fecero firmare un sacco di scartoffie che io insomma non lessi perché mi misero molta fretta. Si assicurarono che avessi firmato ogni pagina e mi portarono insomma in questa stanzetta con due letti. E praticamente il tutto era diviso, la sala operatoria, da questa stanza, da una semplice porta scorrevole. Quindi non era affatto una vera e propria clinica, dava più l'impressione di un appartamento, quindi con ovviamente l'entrata, un salotto, con un piccolo corridoio dove c'era la scrivania dove faceva firmare tutte queste scartoffie, e ancora più avanti sulla sinistra un piccolo bagno e poi sala operatoria e insomma questa stanzetta appunto con due letti. Quindi tutto era perché una clinica. Come è andato l'intervento? Allora, partendo dal presupposto che mi è stata fatta un'anestesia spinale senza neanche chiedermi il peso, quindi totalmente a caso, io avevo insomma chiesto una visita un pochino più approfondita perché soffrendo di artrite reumatoide nella parte lombare della schiena avevo un po' di paura che insomma l'anestesista mi andasse a toccare un po' dei punti sfavorevoli. Lui mi disse, mi guardò, mi chiese semplicemente a inchinare un pochino e disse no, è perfetto, ok. Quindi mi fanno questa anestesia, sento lui praticamente che mi arriva con le cannule fin dentro le costole, quindi io sentivo dolore. Quindi non mi stavo operando nei fianchi come avevamo pattuito, ma nel punto vita. Tant'è che l'anestesia lì non copriva ovviamente benissimo e sentivo proprio la cannula che mi andava a strisciare sulle costole, ovviamente avvertendo dolore. E tu non puoi notare questo durante l'intervento? No, io ero semplicemente sofferente, ero nuda, completamente nuda, quindi non mi sentivo neanche a mio agio. E questa cosa non l'ho mai capita del perché farmi stare completamente nuda senza neanche coprirmi un po' il seno, dato che appunto l'operazione doveva essere nella zona dei fianchi e delle cosce. Non mi fece neanche girare, quindi nella parte posteriore io non sono stata operata. Allo scattare dei 45 minuti lui esclamò proprio 45 minuti abbiamo finito. 45 minuti abbiamo finito, che un'operazione del genere dura almeno 3 ore, fatta con veri professionisti. Quindi esclamò 45 minuti abbiamo finito, perfetto, mi infilarono la guaina e mi portarono insomma in questa stanzetta con due lettini. Io provavo tantissimo dolore perché l'anestesia evidentemente era talmente poca proprio da coprire quei 45 minuti pattuiti insomma tra lui e l'anestesista, quindi avevo un forte dolore. L'anestesista mi disse che mi aveva messo una flebo di morfina, che a me non faceva effetto, tant'è che me ne fece due, perché semplicemente anziché inserirmi una vocannula mi inserirono una farfallina da prelievo che era fuoriuscita dalla vena, quindi tutto il medicinale mi andava nel corpo, mi girava nel corpo tranne nella vena, quindi non mi faceva alcun effetto e io ero veramente sopraffatta dai dolori. Aspettano che riesca a fare un guccio di pipì, quindi ancora stordita, dolorante. Mi avvolgono con della carta, con la guaina, e mi spediscono a casa. Quindi dopo poche ore dall'intervento, senza assicurarsi di come stessi, come non stessi, mi rispediscono in macchina sempre con la madre, la famosa Iduci, e Michele Falcicchio mi riaccompagna a casa. Io ero ovviamente a digiuno per vasi e dolori, e per poco non svengo non appena metto piede fuori dall'auto.
Tant'è che mia madre era preoccupatissima perché durante il viaggio di ritorno era come se io ogni tanto perdessi i sensi o mi addormentavo, comunque avevo dei piccoli svenimenti, e lei era super impaurita perché diceva: se tu ti senti male, siamo in autostrada, al buio, non c'è una luce, non c'è un ospedale, ma qua che succede? No, quindi eravamo completamente lei impaurita e io ero senza forze, quindi qualsiasi cosa mi fosse successa. Allora, io già come uscita dalla sala operatoria mi andai a toccare, ma sentivo ancora le cosce grosse e il fianco e il grasso sui fianchi. E lui mi diceva: no, è tutto gonfiore, non ti preoccupare, sei piena di soluzione salina che ho iniettato per aspirare bene il grasso, non ti preoccupare, e poi tu lo sai che il risultato definitivo arriva dopo un anno e dopo 6 mesi potrai vedere qualcosa. Mi sembrava strano perché per quanto una persona possa essere gonfia, ok, un po' di risultato ci deve essere, no? Se ti aspira 4 litri, come ha detto lui, che poi 4 litri non sono nulla. Ha detto di aver aspirato 4 litri. Ma io in sala operatoria ho visto che mi aveva aspirato 2 litri. Lui mi ha detto che erano 4, ma il barattolo, insomma, collegato alla cannula era da 2 litri. E quindi pensai, però imputai tutto al fatto di essere comunque impaurita, assordita in una sala operatoria fredda, nuda. Quindi, insomma, e poi ovviamente ho capito che avevo ragione, perché io non ho visto alcun miglioramento. Quindi io i giorni successivi sono stata malissima, avevo dei fortissimi dolori, i miei mi volevano portare all'ospedale, ero piena, strapiena di liquidi, e quando urinavo la mia urina era arancione, e dopo ho capito che era tutto il medicinale, purtroppo, che non mi era andato in vena, ma mi aveva praticamente girato nel mio corpo, quindi quelle 2 flebo di morfina che mi aveva fatto. Ma io ero talmente esausta e dolorante che forse sarei morta nel letto piuttosto che alzarmi e trovare la forza, perché avevo la sensazione che le mie gambe si staccassero dal corpo, che mi cadesse la pelle, era orribile. Quindi piuttosto sarei morta nel letto, ma non sarei andata all'ospedale. Quella era la mia situazione in quel momento. Allora, dopo 2 giorni dall'intervento, lui mi fa andare a Napoli per togliere le medicazioni. Mi toglie le medicazioni e mi dice: vedi qui dai fianchi, praticamente lui non mi aveva operato i fianchi, però per arrivare alle costole mi aveva bucato sui fianchi. Mi dice: vedi, questi buchi sono ancora aperti, tu a casa ti metti lì e inizi a premere sulla pelle per far uscire tutti i liquidi. Ora io, dolorante, piena di lividi, avrei dovuto premere sulla mia pelle per far uscire dei liquidi, che Dio solo sa quanto può essere doloroso, io non avevo neanche la forza di reggermi in piedi. Mi dice questa cosa, io noto delle gambe gonfissime, piene di liquidi, e la pelle completamente flaccida, cioè era come se lui non mi avesse mai operata, praticamente. Glielo faccio presente e lui mi dice: stai tranquilla, è tutto ok, è normale, ci vediamo la settimana prossima. Io ritorno a visita, però questa volta, dato che la situazione mi iniziava a puzzare, perché poi gli avevo chiesto anche la fattura, non me l'ha mai inviata, mi mandò solamente mi mandò solo uno screenshot che non ha alcun valore, e questo mi è stato riferito dai miei avvocati, questa fattura non risulta da nessuna parte. Ok, quindi lo registrai, difatti ho ancora la registrazione in cui mi dice che è tutto normale, devo stare tranquilla, il risultato sarà perfetto, pazzesco, tutti i termini insomma che utilizza lui. Comunque ovviamente la situazione mi puzzava, quindi decido di non andare neanche all'ultima visita, semplicemente non ci vado. E decido appunto poi di intraprendere la via legale, perché i pantaloni che utilizzo sono gli stessi che utilizzavo prima dell'intervento. Io non ho avuto nessun miglioramento, anzi, ho praticamente le gambe sono rimaste identiche, ho solamente 4 fori, ho tutte le vene all'interno delle gambe tutte rotte, quindi è come se avessi sempre dei lividi nell'interno cosce. I fianchi non me li ha toccati, non me li ha aspirati, come dicevo mi ha aspirato tutto, diciamo, il grasso. Avendo pattuito e pagato per quello, è come se io fossi stata operata semplicemente nella zona del punto vita. Difatti ora lì la pelle è sempre viola, è violacea, non ho più il colore mio, insomma, di pelle rosa. Ho una protuberanza, ho una bruciatura che lui mi ha fatto, e la pelle è completamente indurita, come se fosse pelle d'elefante.
non ho più la mia pelle elastica. Hai provato semplicemente a chiedere questo. Un consulto ad un altro? No, no, perché non me la sono sentita, anche perché avendo intrapreso insomma vie legali e dovendoci essere ovviamente per una visita medico legale, io comunque al momento non posso effettuare alcun trattamento che vada a migliorare il disastro che mi ha causato. Quindi io adesso devo tenermi questa pelle, questa situazione qui, in attesa insomma di poter poi ovviamente andare da un vero professionista che spero insomma possa un attimo riparare il danno che lui mi ha causato. E ovviamente da tutto ciò sì, sono susseguiti attacchi di panico, depressione, pianti, desiderio veramente di morire, perché non potevo crederci insomma di essere stata truffata in questo modo. Col senno di poi non lo risceglierei mai e cerco di fare il possibile affinché nessuna cada nella sua trappola. È solo figlio di, basta. Solo questo. E la madre è complice, perché lo sa bene anche lei. Lo sa la moglie, lo sanno tutti, lo sa la ex fidanzata, lo sanno tutti quello che combina. La sua cara assistente e tutte le persone che lavorano insomma nella clinica in via Pietrenenni, quello che combina. Lo sanno tutti, sono tutti complici. Ricordatevi anche l'universo, più dai e più ricevi.